Sì, supponga che lei ha in tasca una macchinetta fotografica. Supponga che lei prende una immagine. Supponga che lei la trasmetta via cavo a un suo amico. Supponga tutte queste cose stranissime. È quello, esattamente quello, concettualmente quello, modificato in dimensione un po', fatto un po' più stereoscopico, ma è proprio quello, ricostruire un'immagine, digitizzarla, trasmetterla e trovare un formato in cui tutti gli scienziati capiscono la stessa cosa. Lo capisco, ma ne faccio una questione di numeri, cioè sono certo che quando trasmetto un'immagine in realtà non sto trasmettendo un atomo. Cioè, quando loro parlano di oxenocidia, se deve... Lei lo spiega, c'ha megapixel o non so cosa. Questo è un po' più grosso, ma è proprio quello. Cioè, se uno non si stupisce di aver facilità con cui uno tira fuori dalla tasca una macchinetta fotografica, prende un'immagine, la codifica, la trasmette al suo amico che la vede e capisce esattamente che cos'è, questo dovrebbe stupire di più di quello che sta spiegando il presentatore. Beh, forse poi ci bisogna fugare dei dubbi sullo specifico di quello che noi facciamo, no? Noi facciamo scontrare questi, anzi diciamo interagire questi protoni, d'accordo? Succede qualche cosa durante una di queste interazioni e vengono prodotte delle particelle in questa occasione. Allora, il nostro scopo è, per ognuna di questi incontri di protoni dove succede qualche cosa, è capire che cosa è successo. E lo facciamo, come dicevo prima, andando a guardare quali sono i rimasugli dell'interazione. Allora, noi sappiamo che le interazioni possono essere prodotte le particelle, e alla fine le particelle hanno una serie di caratteristiche relativamente limitate con la quale possiamo scoprirle. Allora, hanno una certa massa o non ce l'hanno, hanno una certa velocità, più grande o più piccola, hanno o non hanno una carica elettrica, interagiscono in un certo modo quando attraversano la materia. E questo, misurando ognuna di queste caratteristiche, questo che dico come possiamo fare queste cose, possiamo dire, con diversi gradi di affidabilità, ma direi in modo abbastanza preciso, in questo evento di collisione di due protoni sono stati prodotti due elettroni e un fotone, d'accordo? Perché in quell'occasione il mio rivelatore ha visto passare due particelle cariche che quindi, essendo cariche, passano attraverso dei sensori tipo quello della tua macchina fotografica e li accendono, che è una delle caratteristiche delle particelle cariche, che hanno rilasciato la loro energia nella parte di rivelatore che è dedicato a misurare l'energia degli elettroni, e quindi ci può dire che sono elettroni, e quelli non in un altro, e si hanno curvato in una direzione o nell'altra dentro un campo magnetico che io sono furbo, ho messo lì apposta perché so che le cariche positive curvano da una parte e quelle negative dall'altra, e dunque a seconda di dove devo curvare mi permette di scegliere per due cose. Allora, io ripeto questa operazione non solo per gli elettroni fotoni, ma anche per tutta la pletora di altre particelle note che io conosco, perché di nuovo io guardo le tracce di quello che è noto e lo faccio 20 o 40 milioni di volte al secondo per ognuna delle collisioni. E poi su questa serie di informazioni ci faccio poi un'analisi statistica, perché come dicevo prima, sulla singola informazione, nella singola collisione, non c'è molto che possa dire se no sulle particelle finali, quelle che ho misurato. Però qual era la mamma di quelle particelle finali sulla singola, dunque era il bosone di Higgs, era un gravitone, era un radione, era un tecnadrone, lo posso dire soltanto accumulando milionate di queste informazioni, perché purtroppo mi servono delle informazioni di più alto livello, cioè quindi globalmente come si comportano tutti gli eventi in cui sono stati prodotti due elettroni. Come era possibile fare tutto ciò, visto che se ho capito bene qui i numeri contano molto, milioni al secondo di volte di particelle, come era possibile 30 anni fa? Si faceva in modo più ridotto, si faceva a ritmi meno elevati. La velocità di computazione. Allora, intanto diciamo. Raccontali le scale. Rompiamo una lancia sulla schiena
30 anni fa non è il 1700, di quando c'era già c'era, insomma. Sì, ma vedi, 30 anni fa era la metà degli anni 80, nella metà degli anni 80, adesso vuol dire. C'avevamo già i primi telefonini. Sì, c'erano, vabbè, comunque insomma, non era la preistoria. Però in realtà anche se tu vai indietro nella preistoria della fisica delle particelle, c'era una serie di cose che non facevi con l'elettronica, perché l'elettronica non era ancora veloce a sufficienza come oggi, la facevi con altri sistemi. Per anni la fisica delle particelle si è fatta con le lastre fotografiche, che vuol dire che non scattavi 40 milioni di fotografie al secondo perché non c'era verso di farlo, e scattavi un certo numero al minuto e poi prendevi un certo numero di dottorandi di notte e di giorno, li mettevi in questo di dottorandi, questo è una cosa chiave. Dottorandi, non più di uno scogli. Vabbè, per me è una serie di giovani ricercatori. Sulla stampa di questa, usavi delle emulsioni che fossero sensibili al passaggio di particelle, per cui avevi questi foglioni a sfondo grigio con le tracce, le particelle che passavano, e facevi quello che oggi facciamo in quantità decisamente maggiore automatizzata al computer con tanta santa pazienza, con il righello e la lente. Non svenire, era e si faceva ovviamente a ritmi diversi, a energie diverse e con tanta pazienza. E poi, voglio dire, a un certo punto qualcuno ha cominciato a automatizzare, qualcuno ha cominciato a usare i computer e... Diciamo, qui è sollevata una questione fondamentale, diciamo, nella scienza, cioè cosa significa vivere in scienza, cioè già... diciamo dai tempi di Galileo, quando Galileo ha sollevato, diciamo, il cannocchiale per guardare le macchie sulla Luna, già lì, diciamo, c'era la grossa questione di dire cioè, cosa stai guardando davvero? Allora chi lo contestava, che non era gente stupida ma erano molto intelligenti, dicevano: quello che stai guardando non sono veramente macchie, chi mi dice che lo strumento che media la tua visione non modifica, diciamo, non sta facendo delle... introduce qualcosa di artificiale, quindi quello che stai guardando, che è così lontano e non può toccare, quello che stai guardando è qualcosa di artificiale che introduce questo strumento. Ma infatti questo è un problema, come dire, scottantissimo, nel senso che il cosiddetto evento falso, vuol dire l'artefatto in cui, insomma, il mio strumento, allora, diciamo, parlo del mio esperimento, così la colpa ricade sulle mie spalle. Il calorimetro di Atlas, che è l'oggetto che misura l'energia degli elettroni, dei fotoni, il calorimetro elettromagnetico di Atlas, è uno strumento bellissimo sul quale ho passato decine, ma anni e anni di lavoro. Funziona estremamente bene, ma ha anche dei difetti, uno dei quali è che ogni tanto una parte della sua elettroncarettura fa e, vuol dire, butta fuori un segnale inatteso, uno spike di questo genere, che assomiglia, almeno a prima vista, al passaggio di una particella, d'accordo? E dunque, vuol dire, questa cosa ce ne siamo accorti a un certo punto, ma è evidente che se non facciamo niente, e vuol dire, ricordo distintamente il momento in cui un giorno abbiamo detto: oh, guarda che bello, nei dati del 2010 c'è un fotone di un tel e mezzo, abbiamo trovato il fotone più alto mai osservato nella storia della fisica delle particelle. Aspetta, perché i fotoni di solito vengono prodotti con un getto di adrone dall'altra parte e questo non ce l'ha, e quindi... Da una parte perché si eccitano, abbiamo trovato una cosa che, insomma, c'è una teoria esotica che prevede la presenza di monofotoni, quindi c'è un grande entusiasmo per questa cosa, però dice: aspetta un momento. E allora poi scavi nei dati, vai a vedere, scopri che in realtà questo è perfettamente compatibile con il malfunzionamento dell'elettronica, e a quel punto ti inventi un filtro che serve a recuperare via tutti gli eventi che sono purtroppo generati da spuri, dal fatto che la tua lente di ingrandimento è sporca. L'altra cosa che si fa, e che è abbastanza fondamentale, è che in questi casi qua, quando cerchi eventi rari e in un esperimento che non si può rifare come certi esperimenti di, non so, di biologia, in cui io trovo qualcosa e poi c'è un altro laboratorio che cerca di ripetere il mio esperimento, questo qua ce n'è uno di acceleratore così nel mondo, io lo faccio, io non lo faccio, allora ci monto sempre due esperimenti
colleghi e concorrenti che cercano le stesse cose con tecnologie molto diverse, quindi hanno un misuratore dell'energia di elettroni e fotoni, l'uno fatto con i cristalli e l'altro fatto con l'argon liquido, cioè un tracciatore che misura tracce di particelle, l'uno fatto tutto col silicio, l'altro con i tubi di gas e il silicio, proprio perché ognuna di queste tecnologie può fallire in modo però diverso, e dunque se l'uno comincia a vedere delle cose strane che dall'altra parte nessuno vede, chiaramente la scoperta è quantomeno dubbia, o come dire, suona una campana. Il bosone di Higgs è stata una bella esperienza anche perché il segnale è cresciuto da entrambe le parti, cioè sia da parte di ATIS che di CMS, che dà un senso anche di tranquillità nell'annunciare, cioè c'era una coerenza nelle cose che si vedevano che ti mette un po' al sicuro dal fatto di non aver una macchina che fa le scintille invece che... Altre domande? Altre curiosità? Il libro l'avete letto o l'avete capito? Il libro l'abbiamo letto, l'abbiamo capito nei grandi linee. Quando c'è un capitolo che si mette lì con il Lego, c'è quella di Lego sì che basta. E che li usa troppi, forse quando ero piccolo c'è un meno lì. Io sono finanziato lui, su questo non ne sono sicuro, e secondo me non ce n'è mai abbastanza di Lego, quindi non puoi, c'è sempre un punto su quel capitolo in particolare. Lo scopo di quel capitolo, ma come lo scopo in generale di tutti i libri di divulgazione, non è farti capire come funziona il modello standard, perché se vuoi capire come funziona il modello standard, adesso ce lo diciamo fra di qua, non lo puoi fare con i Lego. Cioè, certi dei disegni che vedi apparire qua dietro sono delle belle immagini che servono a spiegare il senso di quello che facciamo dietro, però in realtà è un'illusione quella di poter capire la fisica, di poter imparare la fisica soltanto leggendo i libri di divulgazione. Quindi in realtà lo scopo del capitolo con i Lego non è raccontare, il capitolo è accurato nel senso che non mente rispetto a come sono formate le particelle, ma non aveva nessuna intenzione di spiegare questo, e anzi era deliberatamente confusionario, perché la storia della fisica delle particelle è stata molto confusionaria in realtà, perché c'è stato tutto un periodo tra gli anni 30 e oltre in cui le particelle saltavano fuori tutte le volte che uno aumentava un po' l'energia negli acceleratori, ne scopriva una nuova, e c'era veramente questa sensazione di dire: chi l'ha ordinata questa? Cosa serve? Quindi l'idea era più comunicare questo smarrimento, che poi, vuol dire, io sono nato nel 73, ho studiato all'università tra la fine degli anni 90 e il dottorato l'ho fatto all'inizio dei 2000, quindi sono stato una persona fortunata, perché in realtà sono arrivato e mi hanno dato la teoria fatta e pronta, alla quale mancavano, cioè ci mancava il top, ci mancava il neutrino del tau e ci mancava l'Higgs. Quindi tutto sommato mi è andata molto bene, d'accordo? Per uno che ha studiato 20 anni prima, 30 anni prima o prima degli anni 70, cioè prima di Bethman, Toffa e tutti gli altri, e erano tutte teorie approssimate in cui uno cercava di capire, il quark forse sono qua tre, sì, se ne mettiamo tre c'è una buona simmetria, l'altro diceva no. Ed è quello che c'è lì dentro, questa cosa. Cioè, oggi sembra tutto facile, visto, perché quando ti siedi e fai ordine pensi di aver capito, ma in realtà per arrivare a quell'ordine, per me questo, essendo uno che ci è arrivato quando l'ordine c'era già, questa per me è una cosa straordinaria, cioè pensare che c'è un secolo di persone che hanno passato il tempo a sbattere la testa contro il muro perché di ordine non ne vedevano, e c'è voluto veramente il genio di alcuni e il sudore di tanti, perché poi c'è l'insieme delle due cose per fare ordine, e non bisogna darlo per scontato in qualche modo, quindi quello è il senso. Quindi se eri confuso alla fine di quel capitolo, io sono contento, perché questo era il senso, era l'obiettivo. Esattamente, hai capito. L'altra domanda da curioso proprio, che ogni tanto legge qualcosa di divulgazione scientifica ma non ha più nozioni di fisica di quelle che ha preso al liceo. Proprio oggi leggevo un capitolo di un riassunto di qualcosa che
che sono le lezioni di fisica di Feynman degli anni 60, immagino, che è uscito da poco, e in un capitolo si parla di queste quattro forze fondamentali a cui accennavi tu poc'anzi. Si dice che sì, sono state unificate tre, probabilmente la debole, la forte elettromagnetica, sfuggente quella della gravità, e lui dà una soluzione molto semplice che dice come mai si continua ancora a parlare di questo fatto della gravità che deve essere unificata, quando la gravità è solo una curvatura dello spazio-tempo, e quindi, come diceva Einstein, la dico guarda in maniera molto banale, quindi anche perché io così la riesco a capire. Come diceva Einstein, se riuscissimo a vedere lo spazio-tempo come è realmente, vedremmo la Terra che gira, non che gira attorno al Sole, ma che segue l'unico percorso che può fare, perché lo spazio è curvo e quindi andrebbe dritta, non attorno, ma insomma seguendo il suo solco naturale, lo spazio-tempo. E quindi la gravità alla fine non è nemmeno una forza, è un aspetto dello spazio-tempo, e quindi non c'è bisogno di unificare nulla. È un po' azzardata questa cosa. Beh, se detto a Feynman. No, due cose. Può darsi che sia così, non lo sappiamo, c'è tutta una branca della fisica teorica che cerca di, come dire, riconciliare la gravità in particolare con certi aspetti della meccanica quantistica, senza necessariamente fare della gravità, senza ricondurla necessariamente allo stesso genere di teorie e di strutture matematiche che utilizziamo per descrivere la forza, gravità quantistica a circoli, a loop. Quindi è una possibilità che insomma interessante, non lontana dall'essere finita in termini teorici, che è proprio sulla quale vuol dire difficile dire qualcosa oggi. Dall'altra parte ci sono quelli piuttosto che dicono no, perché la gravità dovrebbe essere un fenomeno che dovremmo trattare in modo diverso dagli altri fenomeni che osserviamo. La natura ci ha mostrato nel tempo che è bella, insomma, ha spesso fenomeni che sono facce diverse della stessa medaglia, forse la gravità potrebbe essere una faccia diversa di un'altra grande medaglia, e quindi tentano di ricondurre la gravità a questo punto più come interazione all'interno delle strutture matematiche che usiamo per le altre, sbattendo fortissimamente la testa, perché certe caratteristiche della gravità fanno sì che schiacciarla dentro queste strutture matematiche non funzionano. È molto difficile rispondere alla tua domanda oggi, perché abbiamo bisogno di trattare la gravità comunque in termini quantistici, perché quando andiamo a osservare degli oggetti molto piccoli abbiamo bisogno di mettere in campo la meccanica quantistica, perché è questo il modo con cui questi oggetti si comportano. Quando vogliamo utilizzare la meccanica quantistica in ambiti in cui anche la gravità sia importante non ci riusciamo, e questi due approcci cercano di risolvere in modo diverso il problema, nessuno dei due riuscendoci ancora in modo completo, ma quindi non ho una vera risposta per te. Poi ci sono anche risposte più tecniche, ma prima di parlare Arbo c'è anche più per tutta. Però abbiamo anche un altro libro che va benissimo per affrontare questo problema. Il libro di Ravelli. Esatto. Ravelli. C'è un libro che parla proprio di gravità quantistica ed è anche leggibile, direi. Sì. Perché effettivamente sono tutti problemi aperti. E diciamo che forse stasera abbiamo toccato alcuna parte piccola dei problemi aperti. Infatti è una domanda anche interessante vedere come, andando su con l'energia, poi se ne aprono sempre altri nuovi di problemi, no? Cioè noi risolviamo un problema e in realtà ne stiamo aprendo altri anche, e tendenzialmente anche non piccoli, ecco. Però voglio dire, la scienza è sempre avanti così, no? Ed è forse la parte interessante. La vera domanda potrebbe essere a questo punto quella che facevi all'inizio di tutta questa chiacchierata, ed è vale la pena di farlo? Ci sono alternative, perché poi ci sono tutti gli astrofisici che dicono sì, ci sono alternative, cioè l'universo ha un laboratorio che ci permette energie, ci permette
di fare esperimenti, certo, no, a costi relativamente più bassi, ma insomma non tanto ovviamente. L'universo ci fornisce queste energie che sulla Terra riusciamo a, a ottenere con più difficoltà. Per esempio ci stanno, e ci sta però anche gente che dice sì, però una comunità di scienziati così grande come quella che sta al CERN oggi in realtà è un bene per l'umanità al di là delle cose che trova, no? Cioè al di là dell'Higgs, perché fa una ricerca per trovare l'Higgs, però in realtà vengono fuori tantissime altre cose. Che è vero. Ma io sono d'accordo. Io insomma, ci sono colleghi seduti qua, voglio dire che tanti, certo, siamo essere d'accordo su, certo, questa cosa, però rimane una domanda abbastanza cruciale, cioè la domanda sul, non solo sul perché, ma sul se ha senso poi farlo con gli acceleratori, farlo con i satelliti, farlo con i raggi cosmici, diventa facilmente un dibattito tecnico e anche soprattutto chi prende i fondi. Certo. Però c'è una domanda a monte su questo e vale la pena farlo in generale, sapendo che non sappiamo se sta roba serve, probabilmente non serve a niente se non a capire come funzionano le cose. Per me questa rimane, la mia risposta è sì, va fatto, però è la mia risposta mia. Io non so fino a che punto vale la pena, c'è tutto, sono dei dubbi, tutto questo investimento, questi ricerca, questo vedere delle cose, ci sono dei limiti secondo me, appunto, la curiosità dell'uomo lo porta proprio andare oltre. Tanto che qualche sto finanziamento in questa grande tecnologia, giustamente. Io non sono d'accordo, per esempio. Non so che ne accorgo, ma non sono d'accordo per due ragioni. La prima è che, di nuovo, sul libro ci ho tenuto a scriverlo in modo esplicito, sulla questione dei soldi ci sono di nuovo dei malintesi molto grossi, perché secondo me la manetta, scusami, perché tu lo pensa al mondo, situazione globale, state situazioni sociali, no? Culturali, con investimento soltanto medico, sanitario, mondiale, poi finanziamo, probabilmente pensando anche questi collegamenti, questi investimenti strepitosi rispetto ad altre parti del mondo, questi luoghi comuni. Questo poi ha il senso, no? Di nuovo, senso perché ci hanno, sì, come scienziato mi oppongo a questa cosa, perché secondo me è importante che ci si confronti sui numeri, no? Ed è importante che uno dica quanto costa veramente questa ricerca. Allora è chiaro che se io confronto il costo di questa ricerca con il mio stipendio mi viene male, ovviamente, perché però se io faccio il confronto di quanto costa all'Italia questa ricerca rispetto a il PIL o agli stanziamenti generalizzati della finanziaria, sono noccioline. Poi possiamo discutere se sono una o due noccioline, se le noccioline sono ragionevolmente distribuite fra tutti gli scoiattoli che vogliono le noccioline, questo sono discussioni che possiamo avere. Però veramente secondo me bisogna fugare questo dubbio iniziale che la ricerca, se prendessimo quei soldi e li mettessimo a riasfaltare le strade di Roma, risolveremo un problema. È vero, probabilmente risolveremo un problema di asfalto delle strade di Roma, però vuol dire, non siamo, non sono tanti soldi, poi danno tanti stipendi a gente che fa un lavoro molto bello ma anche molto utile, nel senso che poi quello che torna fuori da là non è soltanto, secondo me il rapporto fra il costo e il beneficio è gigantesco, se nulla ha cambiato la nostra vita quanto una delle ultime cose uscite dal CERN, che è il World Wide Web, no? Cioè web. Probabilmente la vita di tutti quanti. Infatti stava scorrendo lì. Cioè quella cosa che dice la signora, il web non è solo un contributo proprio di scienziati che hanno trovato quello come il modo migliore di parlarsi tra di loro. E il laboratorio non ha messo nel suo istituto nessuno. È gratis. Immaginiamoci cosa sia. Ma l'altra cosa, l'altro aspetto un po' sociologico è che tutte le persone che lì vediamo nelle foto, ci sta uno che viene da Israele e quello accanto viene dalla Palestina, uno che è indiano, uno che è geopolitico, uno che è inglese, uno che è, e tutti lavorano insieme accomunati dall'interesse scientifico. Quest'anno si celebra 60 anni della fondazione di questo laboratorio. E la fondazione di questo laboratorio quella immagine è della nebbia, che non so se dovrebbe essere voce e esattamente. Ecco, sono loro,
no, no, per carità. Vabbè, la scienza unisce, ecco, anche con dividere anche. Poi si deve immaginare che quella cosa è nata meno di 10 anni dopo la fine di una tragedia che ha preso tutta l'Europa. E quella ha accomunato gli scienziati di questi paesi che fino a si erano divariati fino a pochi anni. Quindi poi quello che uno spende per far girare la macchina in un anno, quelle macchine del cielo, io non so in quanti giorni che consumano i bombardamenti che si spostano. Un giorno di guerra in Iraq saranno 5 anni di funzionamento del possiamo discutere a lungo, però senza il numero secondo me non usciamo da questa cosa. Poi su questo numero possiamo aggiungere anche le ricadute, diciamocelo, l'Italia dà 100 per finanziare il CERN, quanto torna all'Italia in termini di commesse industriali? Perché diciamocelo, per costruire queste cose, non è che al CERN c'è un gruppo di piccoli folletti che sono in grado di fare i magneti, c'è un ritorno che tra l'altro non è il 100%, però è... 75-80, c'è una quantità in crea lavoro, diciamo, quindi c'è un pezzo di quella che una volta era l'industria pesante, l'industria rossa italiana, che ancora funziona perché si è ammazzato tutto è grazie alle commesse che non salvo lo serve esattamente, lo citavo i magneti perché è importante, e per la Francia è su altre cose, per la Germania è su altre cose, dunque anche lì uno può, se proprio vuole farlo, io non amo farlo perché penso che sia culturalmente sbagliato, ma se uno ama farlo può dire questo è un investimento ad altissima rendita, perché anche se uno vuole soltanto considerare quanto torna in termini di commesse industriali, di knowledge, di know-how che torna indietro, perché nessuno li sapeva costruire questi magneti prima, adesso lo sappiamo fare, la gente non sapeva fare in Francia i circuiti resistenti alla radiazione, adesso li sanno, potremmo fare l'elenco. Mi sembra un ottimo investimento. Io non amo fare questo discorso perché penso che a prescindere da questo l'impresa valga la pena, e valga la pena costando niente rispetto a quello che buttiamo, appunto, quando tu fai il conto che il costo integrato della costruzione di LHC e dei rivelatori è quanto si spende in pubblicità in una settimana nel mondo. Io, per me il discorso è chiuso lì, voglio dire, non abbiamo un serio problema di misura. Allora poi è facile fare il luogo comune, ma io senza la misura non discuto, perché non, mi sembra che se no discutiamo sull'aria fritta e sì, non sì, sì. Poi comunque non è quando ho detto milioni di volte, nessuno di volte c'è gente inversa, l'altra volta mi hanno preferito da storico, insomma, quando esce fuori sempre questo discorso, giustamente esce fuori, no? La tua curiosità e la tua curiosità è legittima, ma il problema è che io pago, io società, e quindi in qualche modo è una giustificazione nella regola tale, che può essere di vari tipi. C'è la famosa storia, per sempre quella, insomma, no? Il tizio, che faceva esperimenti dimostrativi su cose assolutamente bislacche per l'epoca, naturalmente, e un ministro degli esteri delle finanze gli chiede: tutto ciò è molto interessante, ma a che cosa serve? E la risposta del messere è: guardi, non serve a niente oggi, scommettiamo che da qui a 30 anni ci metterete una tassa sopra. Il serve era mica il fare, dai gli esperimenti erano quelli sull'induzione elettromagnetica, e la previsione mi sembra che è giusta, visto che da quelle inutili cose peraltro si spendeva relativamente poco, ecco. La scala a parte, direi che però il discorso... Ma detto questo, diciamo, mi permetto di fare l'avvocato del diavolo, perché... E quando non credo che dobbiamo, giustificarci, certo, rispetto a questa cosa, perché anche la scoperta più inutile, che sia veramente solo relegata alla nostra comprensione di come funziona il mondo, ha secondo me un valore non solo perché conosciamo, ma anche perché, come dire, informa la nostra visione del mondo e ci cambia la nostra testa. Sapere che la Terra gira intorno al Sole e non il Sole intorno alla Terra, dal punto di vista pratico, ha un'utilità nulla, perché non ci cambia l'agricoltura, non ci cambia, sapere che siamo noi che stiamo andando in là e non è il Sole che sta facendo di qua, non cambia nulla. Ma quanto ci cambia nelle nostre teste, nella nostra relazione fra noi esseri umani, sapere che non siamo al centro dell'universo, o sapere che non c'è nessuna ragione biologica di
differenze di DNA di quelle che abbiamo pensato essere le razze umane, quanto ci cambia o ci potrebbe cambiare se interiorizzassimo questo nella nostra relazione con persone che hanno genotipi e fenotipi differenti? Non serve a niente saperlo, forse serve a curare certe malattie, ma non serve a nulla saperlo, ma secondo me parla al nostro modo di stare nel mondo. E potrei andare avanti perché l'elenco è lungo di cose che ci permettono di non è questione di filosofia, è questione che tu oggi ti aggiri per il mondo in un mondo che è il futuro di persone che sono vissute un secolo fa, e questo futuro oggi ti permette di fare certe cose qua socialmente, non tecnologicamente, anche perché la scienza ha dimostrato che le donne non erano inferiori agli uomini in senso biologico e non avevano diritto di votare, cioè, l'elenco potrebbe essere lungo, e la società ha, come dire, respirato queste cose, ha respirato che non siamo parte, insomma, che la terra rotonda non è piatta, cioè non serve, che non dobbiamo avere paura di andare perché si cade di sotto, che schiavizzare le persone che abitavano in un continente da un'altra parte forse non ha delle ragioni. E questa comprensione, lentamente, perché poi percola, non completamente, ha cambiato il mondo in cui tu oggi vivi, e anche in buona parte, come dire, limato da questa conoscenza. Io arrogo, secondo me, il diritto di dire che anche solo costruire la conoscenza per informare il nostro cuore, non la nostra pancia, mi sembra sufficiente. Una frase per fare. Abbiamo registrato, no, un comizio, questo è stato un comizio, dai. Alla fine un comizio, dai. Sì, perché ci tengo. Anche io ci tengo, quando esce da qui non lo so, non ho più. Grazie.